Dice Spluffete, buona serata. Spluffete a quest'ora dorme. Io sono in commento questa nuova partita mia e sua in schermo condiviso, dove siamo uno zombie e una pianta, ma vediamo che. Stiamo cambiando i personaggi un'altra volta. La rosa. Non vado pazzo per la rosa. Solitamente Spluffet a cui piace camuffarsi da rosa. Adesso stiamo un po' a vedere cosa sceglieremo. Spluffet è andato per la rosa, io invece per lo zombie che spara. Ci siamo sparati attraverso il cannone, per ognuno di noi da casa propria, il cannone per spararsi in mezzo alla piazza, in mezzo al campo di battaglia. Ecco che comincia la lotta. La rosa è molto potente, ma anche lo zombie non è niente male. Ecco che la rosa ha un bell'attacco, eh? Diciamola tutta, ecco, mi ha fatto secco. Come vedete, avete visto la mia uccisione, adesso rinasco lontano, quindi mi devo riportare, come si dice in termine calcistico, in zona Cesarini. Cerchiamo di farci uccidere di nuovo, anche se ho una vaga sensazione, mi nascondo dietro un muro con la pianta che cerca di cogliermi alle spalle e cerca di uccidermi. Aia, cercando di beccarmi la rosa, io vado a nascondermi, via. Sto cercando di andare nel punto alto e non farmi beccare. E prenderla sprovvista, ma Spruffet giustamente vede anche la mia schermata e ha visto dove sono andato a posizionarmi e mi ha seccato in pieno. Diciamo che piante contro zombie non è che sia proprio il mio forte, cerco di mettermi in impegno, ma Spruffet si supera sempre. Diciamo che la rosa però comunque sia molto, molto delicata e molto elegante nei suoi movimenti. Ha anche questo potere di trasformare gli zombie in capre. Sì, perché praticamente oltre al classico, voglio dire, sparo che noi conosciamo tutti, ha tre tipi di attacco, di cui uno è quello di trasformare l'avversario in capra e renderlo, fra virgolette, inoffensivo, perché in quel frangente non puoi utilizzare i tuoi attacchi, né tantomeno sparare. Ecco che sto cercando di colpire la rosa, ma rosa, cioè Spluffet, si nasconde. Allora, un pochettino l'ho colpita. Non ce la faremo. Esci fuori. Dai che ci siamo. Dai. No. Via, queste erbacce sono proprio dispettose. Ecco l'attacco della rosa. Mi ha trasformato in capra, come vedete.
e in questo momento non posso effettuare nessun attacco, posso solamente belare e scappare. Poi dopodiché dopo un po' mi ritrasformo di nuovo in zombie. Adesso mi defilo perché Spluffet sta cercando di seccarmi. Questa volta non siamo coalizzati e siamo uno contro l'altro. Lui è veramente bravo. Anche se dirà tutto, probabilmente il suo personaggio è più forte del mio. Chiaramente, oltre ad essere forte, il personaggio deve avere dei buoni attacchi, deve anche essere utilizzato, vuol dire, in una certa maniera. Ecco che mi ha trasformato di nuovo in capra e mi ha seccato. E ha vinto anche questo round. Non è possibile. Ecco che rinasco di nuovo. Cerchiamo di nasconderci, però non ti puoi nascondere. Uno, perché vede il mio schermo. Due, perché lui in lontananza, ruotando di 360 gradi, riesce a vedere una piccola sovraimpressione con il mio nick, il mio nome. Quindi riesce a capire dove sono, riesce a raggiungermi e a farmi la festa, come dico io. Perché per noi è bello. Se no, che gusto ci sarebbe non farsi la festa? Eh già. Cerchiamo di andare a rompere le uova nel paniere, ecco, a bussare alla porta della casa delle piante. Molto rischioso perché praticamente si fa suonare un allarme e lo si può fare da entrambe le parti, cioè viceversa, lo possono fare anche le piante a casa degli zombie, ma fai suonare l'allarme e arrivano i rinforzi. E quando arrivano i rinforzi vuol dire che arriva il girasole, arriva il tronco. Ecco, mi ha trasformato in capra. Adesso non so se avremo l'opportunità di farmi vedere. Volevo nascondermi, ma mi ha seccato di nuovo. Ecco lo zombie che colpisce la rosa. Avete visto in diretta lo zombettino che colpiva la rosa? Il fagiolo. Ecco, sono andato a disturbare, quindi è arrivato il fagiolo. Fagiolo magico, come vedete dentro la sua sfera che galleggia, che lancia raggi laser molto potenti. Poi in giro ci dovrebbe essere un girasole gigante, molto potente anche quello, e anche un tronco. Io adesso a questo punto mi defilo, vado dentro casa mia a cercare di ricaricare le batterie. No, è entrato fagiolo magico, attenzione, è entrato in casa mia il fagiolo magico, ecco che si spara, avete visto i raggi, ecco ancora ancora, aiuto, aiuto, Spluffet ha cambiato personaggio, è diventato la pannocchia di Chicco di mais, cioè la pannocchia. Come vedete nella sovraimpressione c'è un girasole gigante, bellissimo, veramente fatto bene. Oddio, cos'è successo? No, mi ha beccato! Come ha fatto? Non ci credo, mi ha beccato. Pensavo di essere al riparo. Oh, ecco che sono andato nella mia tana preferita, dove non mi può raggiungere nessuno, anche se entrasse dentro la proprietà, dentro il cancello degli zombie, non riuscirebbe a beccarmi qua, perché posso entrare solo io, almeno credo, ne sono sicuro. Ma comunque anche questa battaglia è andata non come le altre volte dove abbiamo fatto la battaglia della bandiera.
Il tempo a nostra disposizione sta per scadere, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti da Willis Splufete. Ciao ciao!